Diego Fusaro, professore. Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto da Diego Fusaro a tutti gli ascoltatori di Radio Radio e a voi che siete sempre fortissimi. Grazie, troppo bello. Allora, professor Fusaro, innanzitutto la notizia, no, vai a leggere, puoi leggere l'articolo che dava le presenze alla manifestazione di sabato? Oh, peraltro articolo richiamato su tutti i social, professore, perché Roma Today, ma non solo Roma Today, sostiene che a questa manifestazione di sabato no mask, negazionisti del Covid marciano su Roma, andrà anche lei. Ci deve essere un piccolo equivoco, o forse direbbero taluni una fake news, giacché io il 5 di settembre sarò a Reggio di Calabria per un evento filosofico politico, sicché non avendo ancora il dono dell'ubiquità non potrò essere anche a Roma. Domanda precisa, lei non andrà perché non ha il dono dell'ubiquità o laddove fosse stato a Roma ci sarebbe andato? Cioè avalla allora, questa manifestazione? Sarò ancora più diretto e lineare. Io non faccio mai manifestazioni, io il mio contributo alla causa lo do studiando e scrivendo, e quindi non ho fatto manifestazioni fino ad oggi e quindi non avrei partecipato nemmeno a quella. Io auguro sempre ogni bene a tutti i manifestanti di ogni tipo, per carità, però io non ho mai fatto manifestazioni, neanche ai tempi del liceo, devo essere sincero. Quindi infatti diffidate sempre quando leggete il mio nome. Infatti l'abbiamo chiamata apposta. Poi l'altro motivo è una fake news. È una fake news. No, vediamo, parteciperà il filosofo e il leader di Vox Italia Diego Fusaro, oltre il cantante Povia, che questo non si sa se poi lo sentiremo. E Gil Arancione. Però vedete questi giornali, da dove tirano fuori queste notizie? Sarebbe interessante capire. Ora, se voi andate su internet e digitate Diego Fusaro, Reggio Calabria, 5 di settembre, trovate le locandine dell'evento che si terrà a Reggio di Calabria e al quale confermo che sarò presente. Questo di Roma io non ho mai detto che avrei partecipato, ecco. Quindi è una fake news, come si dice. Abbiamo chiarito. Magari anche David Puente avrà qualcosa da scrivere, chi lo sa. Dopodiché abbiamo voluto che lei parlasse con un po' di nostri ascoltatori, che peraltro prontamente hanno risposto, per cui se lei fosse d'accordo metterei in linea qualche ascoltatore. Sarà un piacere poter dialogare socraticamente con gli ascoltatori. Socraticamente. 0688 33 033 040, finale, c'è Delano, il primo. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, un caro buonasera, saluto. Benvenuto Delano. Sì, buonasera, lei vi seguo da molto su tutte le attività, è una bellissima radio. No, io dico questo, non mi interessa parlare con il professor Fusaro. Come no? Per quanto riguarda la manifestazione di domani, non è questo sabato, il problema. Sabato. Okay. Sabato. Senta, io volevo, siccome il professor Fusaro fa degli interventi sull'economia, io chiedo. Ho 74 anni e molti anni fa sono stato dipendente delle partecipazioni statali del gruppo Eni. Perché dico questo? Vorrei sapere dal professore se ci fosse un governo, indipendentemente di chi sarà, che riesce a ripristinare questo ministero, ma senza le collusioni dell'epoca che noi conosciamo degli anni 70. Secondo lei un'attività gestita da un ministero che abbia il 49% delle attività, e il 51% ai privati, così per evitare l'ingresso della malavita e delle attività mafiose nelle attività economiche, appalti. Eccolo. Allora, non so se Diego ha capito. Io mi sono persa, sì. Onesta. Io credo di aver capito la ratio della domanda. Ringrazio l'amico Delano per il suo intervento. Io sono d'accordo in linea di principio con ciò che egli ha detto e dirò di più. Sono a favore di un'economia con una forte presenza dello Stato, come anche la nostra Costituzione peraltro prevede. Quindi sono pienamente d'accordo con quello che egli ha detto e anzi pavento sempre quando si parano all'orizzonte le privatizzazioni che ormai sono in qualche modo la tendenza generale del nostro tempo. Io sono convinto che un sistema com'era quello italiano, con un mercato libero ma con una forte presenza dello Stato,
fosse, non dico l'optimum, ma comunque qualcosa di infinitamente migliore di quello che sta delineandosi oggi, cioè il mondo della privatizzazione totale e della dissoluzione, dell'evaporazione dello Stato ridotto semplicemente a guardiano della dell'economia per l'economia. Quindi sono d'accordo con l'intervento del nostro ascoltatore Delano, che ringrazio di cuore per essere intervenuto. Tra l'altro un suo predecessore che si chiamava come lui è stato l'inventore del New Deal. L'intervento dello Stato nell'economia. Ha detto bravo a te il professore. Grazie. Comunque in realtà l'ho scritta io. Tu hai messo Roosevelt. Siamo a scuola. No, bravi, perdonatevi. Adriano, benvenuto. Adriano, salve, buonasera. Buonasera. Sì, ci sono, un saluto a tutti, anche a Diego Fusaro. Eccomi qui. Era praticamente in giro, lontano dal telefono. Vai, Adriano. Ah. Eccomi qui. Allora, la mia domanda voglio fare, ma perché tutta questa, insomma, dialettica ci sta che qualsiasi cosa si parla che uno è contrario, cioè il concetto di negazionismo? Cioè, quella è la mia domanda, Diego. Il negazionismo, secondo me, è una cosa molto pericolosa. La definizione non ti piace. Esatto. Okay. Allora, no, non mi piace perché probabilmente, magari sbaglio, nella storia, quante volte nel passato magari qualcuno è stato accusato di negazionismo solamente perché si è posto un dubbio? Faccio una semplice osservazione. Negli anni 70 in Italia si è diffusa, in quanto riguarda il settore edilizia, che tra l'altro è il mio, le costruzioni con Eternit amianto. Sì, praticamente venne detto che era sicuro, non ci sarebbero stati danni per la salute, niente. Poi, invece, dopo tanti anni, invece sappiamo qual è stato. Certo, Esatto, quindi probabilmente, ho fatto un esempio limite, sarebbe stato negazionista, se avrebbe avanzato questa ipotesi. Grazie. Poi comunque il negazionismo è collegato a qualcosa di preciso, Diego? Sì, allora bisogna, quando si usano le categorie, avere contezza storica della loro valenza. La categoria di negazionismo in ambito storiografico ha un suo campo semantico molto preciso. Il negazionista è colui che in ambito storiografico nega l'esistenza dei campi di sterminio e delle camere a gas, e naturalmente questo ci riporta a un ambito che nulla c'entra con la questione che si discute oggi del virus, oltre al fatto che molto spesso viene etichettato come negazionista chi semplicemente sostiene che, pur essendovi il virus ed essendo ovviamente preferibile non venirne contagiati, ciò non di meno si è creato un clima emergenziale di azioni politiche, e questa per inciso è la tesi di chi vi sta parlando, che non è ovviamente un negazionista nel senso pur inappropriato che si usa in riferimento al virus. Io credo che il virus ci sia, che sia meglio non prenderlo, e non di meno credo che il clima emergenziale che è stato creato e che continua a perdurare abbia una chiara tendenza politica e autoritaria. La pandemia. Questo però, professore, dal suo punto di vista significa anche che i medici che ovviamente ai quali si è appoggiato questo governo, in realtà o sono politicizzati loro o viceversa. Perché altrimenti il medico fa il medico e non il politico, cioè il medico può il dire medico, che questo virus è pericoloso, i medici del comitato tecnico scientifico danno delle indicazioni piuttosto chiare da mesi. Poi avevano detto di non fare il lockdown, infatti, ed è stato fatto per ragioni che quindi non erano medico scientifiche ma politiche, quello generalizzato, lei intende? Certo, puntavano, dai verbali almeno questo si evince, a lockdown localizzati. Perché il governo abbia scelto il lockdown generale risponde evidentemente a ragioni non medico-scientifiche, se no avrebbero ascoltato il parere del comitato. Risponde a ragioni politiche di varia natura, si possono formulare varie ipotesi. L'ipotesi che formulo io è che l'Italia è stata, non solo l'Italia, perché poi è un discorso planetario probabilmente, un laboratorio di riplasmazione dei rapporti di forza, un tentativo tuttora in auge di scavalcare le democrazie parlamentari a favore del potere esecutivo assoluto, del potere di un uomo solo, che può essere l'uomo solo che chiede i pieni poteri al Parlamento, modalità Orban, o dell'uomo solo che si prende i pieni poteri senza passare dal Parlamento, modalità Italia. Io vedo in atto una riplasmazione autoritaria del capitalismo. Questo stiamo vivendo in Italia, ma non solo in Italia. La questione è generale, vorrei dire.
Allora andiamo avanti perché ci sono un sacco di ascoltatori che vogliono parlare con te. E allora aspetta un attimo, lo vado a riprendere. C'è Roberto, se non sbaglio, vero Roberto? Sì, eccomi qua. Vai Roberto. Buonasera, intanto complimenti per la trasmissione e per come spiegate le cose veramente in modo benissimo. Io volevo dire una cosa, questa mattina ho ascoltato un incontro meet che mia moglie fa la maestra. Beh, quella direzione che ha dato la dirigente, che ho ascoltato, mi sembrava un bollettino di guerra psicologico. Non, un bambino che ha il raffreddore è classificato Covid. E uno non può camminare, non può stare, può lavarsi le mani 10 volte, non può andare al gabinetto. Mi sembrava un bollettino di guerra, mi sembrava proprio, non so come dire, i nostri figli sono in mano non so cosa, non so dove ci va a finire. Roberto, però parli di una dirigente specifica in questo caso, sì, perché sì, poi sì, in realtà no, abbiamo ascoltato, personalmente ho visto tutta una serie di servizi, ieri abbiamo ascoltato due insegnanti che sono intervenuti in diretta spontaneamente ai microfoni di Lavori in Corso e ci hanno parlato invece di un grande lavoro che le singole scuole stanno portando avanti per fare in modo che i nostri figli il 14 di settembre, il 24 in altre regioni, perché poi c'è anche questa situazione che si è creata, possano andare a scuola, magari troveremo delle soluzioni che non ci piacciono, perché oggi leggo ad esempio da madre nella mia chat che le elementari troveranno ospitalità in tanti istituti, non nello stesso istituto. Certo che magari la tua dirigente sarà stata un pochino più severa rispetto alle indicazioni. Ecco, quindi non generalizziamo, io invito sempre a non generalizzare, Roberto, anche perché noi personalmente non abbiamo ascoltato l'intervento di questa dirigente. Gente, quindi, però la tua paura è che i nostri figli vadano a scuola con troppa pressione, mi pare di capire. Non sono liberi di giocare, di stare assieme, sono proprio emarginati. C'è uno che ha raffreddore è classificato Covid, messo da una parte in una sala. Beh, gli verrà fatto il tampone eventualmente. Ma se non ha la febbre? Ma se non ha la febbre? Ma qua secondo me è solamente per pararsi il fondo schiena a questi dirigenti, secondo me. Roberto, questa è la tua sensazione, il professor Fusaro, su questo? Ma naturalmente bisogna sempre, come giustamente si diceva, distinguere caso per caso. La mia impressione generale, facendo tutti distinguo del caso, è che in effetti ci sia un clima emergenziale anche nell'ambito scolastico. Per qualche settimana si parlò di imporre la mascherina ai bambini dai 6 anni in su, poi per fortuna questa eventualità è stata smentita proprio in questi giorni. Quindi c'è effettivamente un clima emergenziale che, a mio giudizio, ha ragioni politiche più che mediche, ma questo naturalmente è il mio pensiero, la mia interpretazione. Questo è il punto fondamentale, cioè la domanda è: siamo davvero ancora in un'emergenza o l'emergenza è un'emergenza narrata con finalità politiche, cioè attivare l'emergenza narrata per poter attivare o mantenere o intensificare le misure politiche di emergenza, quindi divieto di assembramento, distanziamento sociale e così via. Perché poi tutte le norme sanitarie, io lo ripeto sempre, sono in questo caso norme politiche anche. Il divieto di assembramento è emblematico. Quanto si fida, professore, però, dei medici? Questa è una mia personalissima domanda, poi andiamo da Massimo. No? Togliendo i medici che sono in questo momento all'interno del Comitato Tecnico Scientifico, noi, Stefano, ieri, ricordami, abbiamo ascoltato un medico del Sant'Orsola, non è all'interno del Comitato Tecnico Scientifico, insieme a una serie di medici che operano all'interno della terapia intensiva del Sant'Orsola. Peraltro a Bologna i casi Covid sono stati numerosissimi, piuttosto gravi, le terapie intensive erano affollate. Ecco, nonostante questi medici abbiano portato avanti uno studio che ad oggi può dire, se osservassimo certi criteri in terapia intensiva, se fossimo in grado di diagnosticarli subito, sicuramente il 50% delle persone sopravviverebbe. Ecco, io le faccio questa domanda per dire, se magari ci poniamo nei confronti della comunità medico-scientifica come se tutta fosse politicizzata, probabilmente anche gli italiani comincerebbero, e lo stanno facendo, no, a non credere esattamente in che direzione andare. È un po' forse questo il muro che si è creato. Quello che lei dice è vero, con una precisazione però,
che ad avere accesso alla pubblica parola televisiva, giornalistica, radiofonica, sono tendenzialmente non i medici, ma alcuni medici, e più precisamente i medici la cui narrativa è quella del worst case scenario, cioè quelli che delineano sempre il peggior scenario possibile. Quindi io mi fido dei medici, distinguendo però i medici dalla tribù dei virologi televisivi, come io la chiamo, che sono quelli che hanno accesso al pubblico discorso, a differenza di molti medici che stanno nelle corsie di ospedale, non vanno tutti i giorni in televisione, fanno il loro lavoro, le loro ricerche, le pubblicano, salvano le vite e curiosamente non hanno accesso ai microfoni di TV, alle prime pagine dei giornali e così via. E questa converrà con me un'operazione politica, cioè scegliere quali medici interpellare e quali invece non considerare è un'operazione non medica ma politica, evidentemente. Addirittura fare campagne di diffamazione per molti versi contro taluni medici, penso al dottor Tarro che ha subito una vera e propria campagna di diffamazione a mio giudizio, è un'operazione politica evidentemente, perché Tarro non solo non è coerente con l'ordine del peggior caso possibile, ma addirittura diceva già da tempo che il Covid-19 si può curare ed è un male stagionale, e quindi era agli antipodi rispetto alla narrazione terapeuticamente corretta, ed è stato diffamato. Quindi c'è sempre di mezzo la politica ed è un'ingenuità, a mio giudizio. Ecco, proprio questo, poi sentiamo i nostri ascoltatori. Ma lo ha scritto anche Pierluigi Battista del Corriere della Sera. Ma quand'è che essere preoccupati del Covid è diventato di sinistra e essere non preoccupati del Covid è diventato di destra? Cioè, perché ormai è così, Ma io non mi ritengo né di destra né di sinistra. Molti dicono che sono un vecchio marxista e comunista, ma sono categorie superate. Io penso che la questione fondamentale sia un'altra. Quanta libertà siamo disposti a mettere in congedo in nome dell'emergenza e della salute? E questa è una domanda la cui risposta non implica l'essere né di destra né di sinistra, implica l'essere, a mio giudizio, uomini che amano la libertà e che sanno che non ci sono non ci sono casi, a mio giudizio, in nome dei quali noi possiamo sospendere la libertà e la democrazia. Mi sono sbagliato. Pensare che per un virus si possa rimuovere la libertà, la democrazia e sospendere la Costituzione significa ragionare da schiavi, secondo me. Ecco. Secondo me la Costituzione italiana, che non so se sia di destra o di sinistra, probabilmente più di sinistra che di destra, parla chiaro la Costituzione. Dice che la democrazia, il lavoro, la libertà vengono prima rispetto alla salute, se non altro nell'ordinamento degli articoli, viene molto dopo la questione della salute rispetto alla democrazia, che invece è uno dei primi. Allora, la domanda era comunque di Antonio Polito, quindi diamo ad Antonio quello che è di Antonio. Quando è successo che è diventato di destra a negare il Covid e di sinistra a credere nel Covid? Allora, dobbiamo essere rapidissimi, perché siamo un po' lunghi, se non sbaglio Massimo, Massimo veloce, guarda, Massimo. Velocissimo, buonasera, ecco l'occasione per parlare con il dottor Fusaro. Vai veloce però. Io non vorrei capire come lui giudica questa situazione, un'emergenza politica. Non mi tornano i conti, non mi tornano proprio i conti. Cioè, abbiamo il referendum, le elezioni, abbiamo avuto il governo che si è riunito in Europa e ha trovato i soldi per il recovery fund. Le hai visti i soldi? Abbiamo avuto in Parlamento alcuni voti su alcune cose, sono state aperte le discoteche, sono stati aperti tutti i negozi, sono stati aperti, la gente ha girato senza mascherine, ha fatto quello che ha voluto, e lei mi parla di un'emergenza politica di limitazione della libertà. Io le dico a lei una cosa, dottor Fusaro, che lei si reputa marxista, ma secondo me lei non è marxista. E le persone quando dicono non sono né di destra né di sinistra, molto probabilmente sono di destra. E lei, io voglio dire una cosa, che prima, l'ultima volta finisco, che prima della democrazia, prima del lavoro viene la libertà, prima del lavoro viene la libertà e la salute, perché senza salute non c'è lavoro, non c'è economia. Facciamo rispondere in diretta, Massimo, perché poi abbiamo anche Fabio e dobbiamo essere veloci.
Guardi, la frase chi non è di destra e non è di sinistra deve essere di destra è tipica della spocchia di una certa sinistra, per cui c'è sempre in agguato il fascista che si nasconde bene. Allora io mi permetto di dire che io odio il fascismo, ma odio ancora di più in questa fase storica l'antifascismo, perché l'antifascismo è il fascismo che col patentino di antifascismo può usare i metodi squadristi, tipo bollare l'interlocutore, negargli gli spazi pubblici, chiedergli il tesserino di antifascismo per poter parlare. Quindi proprio perché io odio il fascismo, odio anche l'antifascismo ancora di più, che è il fascismo del nostro tempo. Non ha la casacca nera oggi, ma ha la camicia fucsia, arcobaleno, ma vabbè. Fatta questa piccola premessa sull'orrore del fascismo e dell'antifascismo, torno al punto fondamentale. Allora, se per lei è normale che per 3 mesi si sia chiusi in casa, non si possa andare nei luoghi pubblici, fare manifestazioni di piazza, esprimere in convegni pubblici di cultura, perché no, il proprio pensiero, si sia costretti a stare distanziati, a non vedere i propri parenti per 3 mesi, se lei lo reputa negli ingranaggi di un normale procedimento democratico di libertà, mi spiace, ma temo che lei abbia una concezione di libertà e di democrazia ampiamente discutibile. Questo però è servito, e vado subito da Fabio, in 30 secondi, in parte è servito? Cioè, soprattutto non è servito? Cioè, certo, oggettivamente no, le cose non sono migliorate? Ci sono studi testuali di studiosi francesi che dicono che il lockdown è stata solo una pandemia economica in realtà. In Svezia, dove non hanno fatto il lockdown, i dati sono grosso modo simili a quelli dell'Italia che l'ha fatto. Studiosi inglesi pure ci dicono che il lockdown è stato un errore monumentale. Alcuni, perché oggi c'è uno studio in inglese che parla di una seconda ondata che potrebbe arrivare a 85.000 vittime, quindi ci sono studi. Bene, ma studi, sono, no? Ma sono gli stessi che avevano parlato paura, però di 500.000. Chi ha paura, cioè, si chiuda in casa, se il signore al telefono ha paura, si chiuda in casa, butti via la chiave, ma, può esistere. Ma non può condannare gli altri. Sa cosa credo, professore, che effettivamente da questo punto di vista aveva ragione Stefano Molinari all'inizio, no? Una via di mezzo. Cioè, pensare che una mascherina limiti il pensiero è sbagliato, probabilmente, perché se io indosso una mascherina il mio pensiero posso continuare comunque ad esercitarlo. Mi viene semplicemente chiesto di indossare una mascherina in un luogo pubblico, magari quando non bevo il caffè, perché ovviamente devo toglierlo, però non riesco a capire effettivamente quanto sia limitante della mia libertà. Se in qualche modo essere chiusa in casa ha agevolato anche la salute altrui, probabilmente anche è vero, la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Altri, no? E faccio mio un pensiero di tanti ascoltatori. Fabio, perdonami. Oggi sì. La mascherina, domani il microchip e domani chissà cos'altro. Microchip. Cioè io penso che ma no, è la c'erano i cani, possono metterci Fabio, un cani. Fabio, a proposito, ce l'hanno già. Fabio. Sì, buonasera Luigi, buonasera Stefano, buonasera dottor Fusari. Io volevo dire una cosa, intanto voglio rispondere un attimo al signore di prima e dirgli che non è proprio così, perché io personalmente faccio l'autista di autobus e manifestazioni negate, tutto negato, e poi sul pullman ieri esce il decreto che praticamente possiamo portare l'80% dei ragazzi a scuola. Non so se ci facciamo i conti, l'80% della capienza su 70 persone su 12 metri, cioè quadrati, cioè su tanti ecco, dobbiamo andare veramente velocissimi, perché sennò ci mi licenziano, parliamone, perché siamo sempre distrutti noi, come, e poi lo fanno populismo, cioè uno fa piazza, manifestazione, questo e quello, cioè secondo me, grazie, vi ascolto, ciao, grazie. Vuoi dire qualcosa, Diego? Per congedarsi. Ma per congedarmi dico che intanto ringrazio tutti gli ascoltatori intervenuti, li esorto, se posso dare un consiglio non richiesto, a pensare con la propria testa anziché cercare di classificare con destra, sinistra, ragioniamo con la nostra testa, e mi spiace che l'ascoltatore di prima dovesse tirar fuori questi cadaveri concettuali volti solo a creare una barriera tra persone pensanti, ecco. Le persone, devo ricordare l'ovvio, ma anche l'ovvio vuole la sua parte, le persone non si dividono in persone di destra o persone di sinistra, si dividono in persone pensanti e persone non pensanti, in persone che ragionano con la propria testa e in persone che invece sono, io li dico, logotomizzate, cioè private del logos. Bella questa, grazie prof, ciao, buona un serata caro Diego saluto Fusaro. Da Diego Fusaro a voi cari ciao. Amici.